So contare i giorni di Giuseppe da Diego e la ballata del carcere di Oscar Wilde. Con la lettura di alcuni passi di questi due testi ha preso il via ieri pomeriggio nel carcere di Bari la seconda edizione di Caffè Ristretto, percorsi e discorsi dentro le mura, il laboratorio teatrale condotto da Teresa Petruzzelli. Angelo Rossano, vice caporedattore del Corriere del Mezzogiorno, ha moderato un incontro a partire dai due testi e ha proposto anche alcuni scritti inediti dei detenuti che hanno partecipato al laboratorio di scrittura creativa. 60 ore sui temi della famiglia, dell'identità, della colpa, della paura e del coraggio. Bisogna smettere di usare uno sguardo pietistico nei confronti di chi vive la condizione di detenuto, ma per far questo è necessario anche cambiare il vocabolario che si usa nelle carceri e che dà l'idea di una diminuzione del cittadino detenuto, ha commentato il presidente della Regione Puglia Nicky Vendola, intervenuto all'incontro. Con lui l'assessore al diritto allo studio e alla formazione della Regione Puglia Alba Sasso. Caffè Ristretto segna uno dei momenti di rinnovamento voluto dal nuovo direttore del carcere di Bari, Lidia De Leonardis, con Francesca De Musso, comandante della polizia penitenziaria, e Tommaso Minervini, responsabile dell'area educativa. Il progetto è continuamente alla ricerca di nuovi interlocutori sociali che abbiano un ruolo attivo e pedagogico, inteso come cambiamento di una realtà sociale spesso conosciuta solo attraverso luoghi comuni e prevenzioni. Di concerto con la programmazione scolastica penitenziaria portata avanti dall'Istituto Comprensivo Massari Galilei, 30 i detenuti che hanno partecipato attivamente a laboratori, letture, cineforum ed esperienze musicali in grado di costruire una serie di percorsi tematici sui temi della legalità, integrazione e relazione.